Buongiorno a tutti, oggi lunedì della seconda settimana del tempo di Natale. La liturgia ci offre un brano del Vangelo di Giovanni, siamo nel capitolo primo, i versetti dal 35 al 42. In quel tempo Giovanni stava ancora con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: "Ecco l'agnello di Dio". E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano, disse loro: "Che cosa cercate?" Gli risposero: "Rabbì", che tradotto significa maestro, "dove dimori?" Disse loro: "Venite e vedrete." Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: "Abbiamo trovato il Messia", che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: "Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa", che significa Pietro. È molto interessante questo brano perché ci mostra una dinamica molto importante per la vita. Giovanni il Battista addita, dice qualcosa di Gesù, qualcosa di importante, lo mostra come l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, che già erano con Giovanni, quindi stavano già camminando con lui, ascoltano questa parola e vanno direttamente alla fonte, vanno dietro a Gesù. Ma Gesù fa maturare la domanda che hanno dentro: che cosa cercate? E questa domanda fa venire fuori le domande che hanno dentro: dove abiti? Dove dimori, Signore? Dov'è che rimani? Dov'è che stai tu? Qual è il posto dove si resta davvero? Cioè la domanda profonda che si portano dentro, che Giovanni Battista aveva stuzzicato indicando l'agnello di Dio. Un po' potremmo dire questi due discepoli erano dentro a un'attesa già di tutto il popolo di Israele, ma Gesù fa venire fuori la loro domanda, quella che appartiene proprio a loro: qual è il posto giusto, qual è il luogo dove stare, come si fa a rimanere in un posto, a vivere fino in fondo, in quel luogo dove siamo? E questo per loro diventa il modo con cui entrano in casa, sperimentano la vita di Gesù. Di fatto si tratta di imparare a vivere profondamente dal Signore. E questo li coinvolge a tal punto che Andrea va a chiamare Pietro. E suo fratello scopre che una volta formulata questa domanda, cioè una volta che ha trovato la risposta al suo cuore, sperimenta anche di avere un nome nuovo. Simone si chiama Pietro, viene dato un altro nome che diventa caratteristico di Simone, lo esprime fino in fondo. Nel momento in cui troviamo la risposta ai nostri desideri più autentici, alle nostre domande più vere, ecco che scopriamo anche chi siamo sul serio. E questo lo possiamo fare solo grazie al vero Maestro, che è il Signore Gesù. È lui che tira fuori da noi la verità, che fa emergere dentro al nostro cuore una corrispondenza piena al suo volto, un modo limpido, pulito, bello di abitare la vita con lui.